YouTube, benvenuti in un nuovo frizzante video di Nati Giù, sempre con voi. Cari lovers di YouTube, oggi è andato in onda il Gemma Galgani Show, perché io direi che potremmo chiamarlo così d'ora in avanti, perché vediamo solo questa vecchia, questa bionda che continuamente sta seduta su quella seggiolina in mezzo allo studio e rompe e parla con i suoi corteggiatori. Ragazzi, oggi tre corteggiatori per Gemma Galgani. Questo ci fa capire quanto l'Italia sta andando in rovina. Non sappiamo se definire la puntata tragicomica, ma forse la più comica, direi. Guardate, Fantozzi sarebbe stato molto meglio. Ma ecco che inizia la puntata con Maria De Filippi, che afferma che per Gemma sarà una puntata delicata. Ma la Cipollari come esordisce? Ma per caso Gemma Galgani è incinta? Mamma mia, solo il pensiero mi viene il ribrezzo della noce del capocollo. Ma ecco che parte un filmato riepilogativo che riassume le vicende tra la piemontese Rocco e Marco. Se vi ricordate, Rocco l'ultima volta era intenzionato a lasciare la trasmissione, con immensa gioia per la Galgani. Infatti Rocco è stato proprio deciso, ha detto: cara Gemma, io me ne vado, saluto tutti, saluto lo studio, saluto gli opinionisti, saluto tutti, e se n'è uscito. E dietro Gemma, come un cagnolino, che è andato a recuperarlo. Il cavaliere afferma che agli altri Gemma ha mostrato il sorriso, mentre a lui no. Ah, Rocco, siamo gelosini, eh? Allora, Rocco, ti posso dare un consiglio? Sii tutto meno che geloso in questo momento, perché la Gemma, se no, la allontani, il che potrebbe anche portarti bene. Ma ecco che dopo la puntata scorsa, dove va Gemma? Indovinate un po'? A sfogarsi con la redazione! Ma che bello, mi mancava lo sfogo di Gemma Galgani, con le immancabili lacrime sul viso. Ma la dama non accetta che la decisione di Rocco, solo per un mancato abbraccio, lei si rende conto alla fine di aver sbagliato. Piange, piange, piange! E allaga lo studio, uomini e donne! Dovete vedere Maria De Filippi coi braccioli, tira Cipollari con tre salvagenti perché uno non gli basta. Insomma, gli studi di Uomini e Donne si sono trasformati in una grandissima piscina pubblica, riempita dalle sante lacrime della Galgani. E comunque alla fine della fiera comprende di aver deluso profondamente Rocco! Vai Gemma! È così che si fa! Si deludono tutti i Rocchi della situazione! I Rocchi, ma vabbè, non ti amo. E con un colpo di spugna ha cancellato Giorgio. Sì, cioè... Dove che fine ha fatto Giorgio Panetti nel suo cuore? Vi ricordate le lacrime che ha versato per il Manetti? La famosa lettera in prima serata nella quale piangeva lacrime amare? Tutto terminato! Basta! Tutto finito! Giorgio, chi sei? Ah, Gabbiano, sei volato via verso nuovi continenti! Chissà dove sarà, boh! E noi ce ne frega? No! Anche se, a dire la verità, un pochino Giorgio Manetti mi manca. Ma che te lo dico? Ma sinceramente non manca nessuno, perché la sua presenza proprio non... Forse nelle prime puntate, ma dopo adesso la situazione si sta creando... Sta diventando intrigante per Gemma, perché un triangolo non gli è mai accaduto a lei, Il triangolo no, non l'aveva considerato, eppure sì! Più Gemma diventa un quadrilatero. E ne vedremo delle belle, ragazzi. Comunque, colpo di scena, lei lo raggiunge nel nuovo continente. Non è vero, va in Puglia a trovarlo. Lei è emozionata. Oddio, quanto emozionata. A me batte il corazon. Sono un vortice di emozioni. Chissà lui come reagirà. Come cazzo vuoi che reagisca? Gemma, dai. Comunque Rocco la raggiunge. I due si abbracciano. Si abbracciano. Ci vogliamo tanto bene. L'amore è bello vicino a te, fiorinfiorello. Ma ecco che Gemma arriva al dunque. Chiede a Rocco di ritornare in trasmissione. Lei però è senza un filo di trucco, ragazzi. E immaginatevi la Galgani senza un filo di trucco. Già è un disastro con. Immaginatevi senza. E senza un filo di trucco, che sembra quasi una puntata di Shining, dice a Rocco: io vorrei che tu tornassi in trasmissione. Perché parla così scandito? In trasmissione per riprendere la conoscenza. E scusate, apro una parentesi, se io ero Rocco gli avrei detto: ma va bene, mi vuoi conoscere? Vieni da me, c'è bisogno di tornare Uomini e Donne? Eh sì, perché dopo, se non ci sono le telecamere, Gemma come fa? Come fa? Siamo quasi sicuri che Gemma o io compariremo ai nuovi mostri, senza trucco! Senza trucco e senza inganno, secondo me è più facile Gemma, comunque. Ma ecco che si cambia argomento, o quasi. Si parla della competizione con Marco Cappagli. Vi ricordate Marco Cappagli? Dopo ne sentirete delle belle, il personal trainer ex spogliarellista che prima non la voleva, poi la voleva, poi non la voleva, poi la voleva, poi non la voleva. Si parla di Marco Cappagli e indovinate come va a finire? Che Gemma e Rocco si uniscono in un languido bacio con 45 centimetri di lingua che ravana giù fino all'intestino. Marocco prende la parola per dire che ha apprezzato il gesto di Gemma. Sostiene che lei ha compreso finalmente le sue lamentele. Ha provato quel giorno in esterna tantissime sensazioni positive. Perché per Rocco il fatto che Gemma abbia fatto 14.774,8 km per andare a trovarlo
è una dimostrazione di interesse. Ma lui le dedica una cosa bellissima, ma bellissima. Su una collina lui ha fatto posizionare la scritta Gemma e Rocco, l'inizio! Ma l'inizio di che? Di un film horror forse? E si scoprì che quella collinetta era una collina fatta di rifiuti, ma non ditelo a nessuno. Ma cattivo, siamo perso, cattivo! Figlioli. Comunque la Galgani è estasiata. I due ballano stretti insieme. E sprizza felicità da ogni poro di quella pelle da gallina, sprizza felicità, gioia infinita, immensità, il sul calar del sole, la rondine non fa primavera. Insomma, un momento molto toccante. Ma ecco che la Cipollari sbotta affermando che queste scene le abbiamo viste, riviste milioni di volte e che tra 10 giorni tutto cambierà. Assolutamente, e non possiamo che dare ragione alla Cipollari, perché così chi conosce Gemma lo sa. Un giorno è raggiante, l'altro giorno è in carta pecorita, l'altro giorno è contenta, l'altro giorno è incazzata come una vipera. Quindi si sa, ma è l'andamento della borsa dell'amore. Certo che però non ci si annoia mai, eh? Ah, quello no, sicuro. Ma ecco che quando Rocco gioiva di questo momento di unione e Gemma era felice, sprizzava la felicità, Rocco veramente si sentiva in paradiso in terra, ed ecco arrivare la doccia fredda. Maria De Filippi annuncia che c'è un certo Marco che vuole entrare in studio. E praticamente, se vedevate Rocco, è passato dal viso serafico al... Mamma mia, ce li sono girati di Zebedei, mamma mia! Marco Cappagli dice alla redazione che vuole parlare con Gemma perché non riesce a cambiare strada! Non vuoi cambiare strada? Vai nella tangenziale dove ci sono i tombini aperti, che magari fai qualcosa di serio! Ma ecco che la conduttrice lo fa entrare in studio. Tina lo definisce falso. Lui afferma che si sente uno zerbino, ma va? E dopo puntate nelle quali vediamo le donzelle di uomini e donne che battibeccano, litigano e se ne dicono di cotte di crude, oggi abbiamo visto un bellissimo litigio al fulmicotone da parte di Rocco e Marco. O i due non se le sono mandate a dire, mamma mia, a parte che Marco oggi l'ho visto un po' più incattivito del solito, Rocco non ne può più, e si vede proprio, cioè, continuamente Rocco, ma sta zitto, ma cosa parli, ma cosa dici? E Marco, insomma, devo parlare io, fammi parlare, devo parlare a Gemma, devo comunicare a Gemma delle importanti informazioni. Importanti informazioni, boh. Appunto, Cappagli afferma che Gemma è stata importante per lui in un momento particolare della sua vita, ebbene si riferisce quando è venuto a mancare il suo cane. Anche se si sono dati pochi baci, a lui è rimasta dentro il suo cuore. Assolutamente, Marco ha fatto una fantastica dichiarazione d'amore a Gemma Galgani. Gli ha detto che nonostante i dissidi, nonostante le problematiche, lei a lui è rimasta dentro il corazon, non ce la fa a dimenticarla. E infatti è in trasmissione perché la vuole riconquistare, per l'immensa gioia del nostro amico Rocco. Marco non vuole sentire gli altri. Parla alla Galgani guardandola dritta negli occhi. Lei ha voluto ascoltarlo. E Rocco si è incazzato come una pulce d'acqua in sul calar del sol. Mamma, perché giustamente Rocco, dopo tutta la dimostrazione d'amore che gli ha fatto, l'affetto, i sentimenti, le parole, la collina, eccetera, eccetera, Gemma... No, voglio sentire che cosa ha da dire. Mamma mia, Rocco è diventato non verde, è diventato tutti i colori dell'arcobaleno. Abbiamo visto il fumo uscire dalla sua testa. Sì, sembrava una locomotiva a vapore del 1800. Ma ecco che Rocco cerca di farle capire un'altra realtà. I toni si scaldano in studio. Gemma non sa come gestire i due uomini. E aggiungo che gongolava perché si sentiva proprio contesa tra i due uomini. Quindi, dietro quell'espressione della minchia che c'ha di solito Gemma, guarda, che non si capisce bene cosa sta pensando, ma in realtà lei stava gongolando perché diceva: oh, due uomini che litigano per me, ma allora sono ancora bella, sono ancora piacente, sono ancora interessante. Che figata, ragazzi. Ma ecco che Gemma vuole lasciare la porta aperta a Marco. E Rocco l'ha presa benissimo! No! Appunto, Rocco dimostra di essere geloso di Marco. Diventa una vipera quando apprende che Gemma ha riferito che la loro è solo una conoscenza! E in fondo ci sta anche, perché ho capito, vi siete abbracciati, vi siete baciati, gli hai fatto la collinetta dell'amore. Ma alla fine Gemma l'ha ribadito mille volte. Io non sono innamorata, la nostra è una conoscenza. Solo che Rocco ha già messo non la quinta, la settima, l'ottava, la decima. Lui è partito per la tangente, si vede già sposato secondo me a Gemma, che vivono con i figli di 60 anni. Che poi scusate, se anche lui voleva fare 60 anni con Gemma. Allora, Gemma quanti anni ha? 70? 70 più 60? 130. Ok, ci sta. Ma ecco che Rocco parla di futuro, parla di cose importanti. Sì, come un ragazzino di 15 anni, eh? E in questo momento assistiamo a una scena tragicomica. Perché?
Marco continua a interrompere Rocco, Rocco continua a interrompere Marco. Gemma, che vorrebbe parlare perché gli hanno fatto una determinata domanda, sta lì, ferma, sconcertata, non riesce a replicare. Insomma, è la prima volta che riesco a vedere qualcuno che è riuscito a ammutolire Gemma. Sono dovuto mettersi in due, perché uno da solo non gliela fa a ammutolire la ragazza. Però in due ce l'hanno fatta. Gemma era lì, muta, che ascoltava, guardava un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, un po' di là, un po' Rocco, un po' Marco, e non capiva più neanche lei che pesci pigliare. Ma ecco che la Galgani riferisce di non accettare imposizioni, ma accetta però il corteggiamento da parte di Marco. Marco è basito, dovevate vedere le sue espressioni. Poretto, mi ha fatto quasi pena, perché Rocco alla fine mi sta anche simpatico, ci sono rimasto un po' male per lui. Ad ogni modo, in un momento nel quale Gemma Galgani era molto confusa tra i due pretendenti, a complicare le cose, perché le cose si sono complicate ulteriormente, indovinate perché? Perché arriva Giorgio! Non Manetti, Anche se Maria ci ha giocato un po', sì, deve entrare Giorgio per te, qualcuno già aveva alzato le antenne. Eh no, ragazzi, nonostante i due corteggiatori di Gemma continuavano a battibeccare, ecco l'ingresso di un terzo corteggiatore, tale Giorgio di Milano! Ma è stato bellissimo, perché comunque a Rocco sembrava che questo fosse uno scherzo. Addirittura, ma anch'io all'inizio pensavo che era uno scherzo, perché ho detto, dai! Due che si contendono Gemma, va bene, ma tre, mi ci state pigliando un culo, dai! Ma lo scherzo continua, perché quando abbiamo saputo che il nuovo cavaliere ha 49 anni... A Gemma gli si sono illuminati gli occhi, le orecchie, gli zigomi, tutto! Cioè, veramente, quanti anni hai, Giorgio? 49? Gemma? E Tina dietro che la pigliava, mamma mia, ragazzi! Beh, a noi non sembra possibile, perché ragazzi... Cioè, o vai per una donna della tua età, per andare a corteggiare Gemma Galgani significa solo una cosa: visibilità. Ma dai, ma è ovvio, questa signora che ha quasi 70 anni si trova tre corteggiatori, dei quali uno di 50, uno di 49, poi c'è Marco Cappagli che ne ha qualcuno in più, ma molto giovanile. Insomma, cosa pensate che c'è dietro? Attrazione fisica? Amore? Business? Comunque, indovinate un po', Gemma decide di tenerlo. Quindi, nelle prossime puntate, tenetevi forte, allacciatevi le cinture di sicurezza, perché ci aspettano le peripezie di Gemma Galgani con i suoi tre corteggiatori, e chissà quante ne vedremo. Ebbene, per oggi è tutto, noi ringraziamo tutti quanti, tutti. Vi ricordo, se volete continuare a vedere le peripezie di Gemma Galgani e non solo, i nostri video di Nate e Giudy sempre con voi, registratevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate la campanella per non perdervi tutti gli aggiornamenti, vi ricordo che potete seguirci pure su Instagram, perché sì, qui esageriamo, e a questo punto non ce ne sta altro da fare che darvi un grosso bacione. Volevo fare un saluto speciale. Oh, non gliela fa mai a farmi finire, mamma mia. Ripeto, volevo fare un saluto speciale ad Antonello e Patrizia. Antonello e Patrizia, vi vogliamo tanto bene! Ciao ragazzi! Siamo felici di avervi come parte integrante dei Lovers di Nate e Giusy. Mi raccomando, continuate anche voi a seguire i nostri video. Mi raccomando, spolliciate come se non ci fosse un domani. E soprattutto condividete! Allora! Ciao!